Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Rolando Rizzo, che mi chiede di parlare del film del 1988 di produzione Full Moon Charts Band, e cioè Brian Yuzna in questo caso come produttore esecutivo e come sceneggiatore insieme a Dennis Paolo e Stuart Gordon. Il film di cui devo parlare del 1988 è From Beyond, appunto dello stesso genio Stuart Gordon, della quale si è andata a vedere qui sotto, non so nella monografia nuova, perché ho fatto la monografia insieme a Yuzna, e questo è uno dei migliori film tratti dall'Overcraft, un film terrificante, un film che vi al cinema a 16 anni, mi fece una paura incredibile, continuo ad averlo, continuo a guardarlo e continuo a reputarlo un capolavoro del New Horror anni 80. E con due lire uno sputo, Stuart Gordon riesce a tirare fuori una storia meravigliosa, la storia appunto del dottor Pretorius, che insieme al suo assistente decidono di inventare una macchina detta il risuonatore elettronico, che stimola la ghiandola pineale fino a cercare insomma di aprire il terzo occhio. Il problema è che il professore ci prova, ma questo terzo occhio apre in realtà un'altra dimensione dalla quale spunteranno mostri terrificanti che muteranno sia il nostro che il mondo intorno, a livello sia morale diciamo che fisico. Film meraviglioso sul disfacimento del corpo, film un'altra volta splendido di Stuart Gordon, Yuzna in coppia, anche se Gordon è regista e Yuzna è produttore e sceneggiatore, che tirano fuori una pellicola geniale, un Jeffrey Combs straordinario, una bellissima Barbara Crampton nel ruolo della dottoressa Catherine. È un film secondo me di quelli che lasciano basiti per la loro potenza, un film che negli anni 80 ci lasciò tutti disgustati per alcuni effetti speciali splatter meravigliosi di mutazioni fatti alla stragrande da John Carblatcher, il regista del primo Troll, e qui tira fuori degli effetti meravigliosi, il ritmo è quello giusto, e c'è anche il sesso di mezzo, il bondage, il sadomaso, si parla di un certo tipo di violenza, si parla dell'amore per la violenza, si parla anche di come le nostre sensazioni siano rinchiuse in una parte del cervello che magari forse non riusciamo ad aprire, perché potremmo scoperchiare qualcosa di veramente terribile, il nostro cervello potrebbe diventare un vaso di Pandora aprendo dimensioni così inspiegabili, così terrificanti che il nostro cervello non riuscirebbe a capire lovecraftianamente parlando. Quindi per me è un film splendido, il montaggio di Lee Percy è grandioso, le musiche di Richard Band che vinsero la Stygie come migliore musica sono fantastiche, quelle del figlio del fratello del produttore Charles Band appunto, ed è un film che ripeto un cult assoluto di quegli anni, per me un capolavoro dell'horror, un film terribile che riesce anche a avere due o tre punti di ironia notevoli, ma è un film proprio fatto benissimo, fotografia, montaggio, e Gordon è uno di quei classici registi che vengono dal cinema classico, che vengono dal cinema anche italiano, ama tantissimo Mario Bava e tutto il resto, insomma, e tira fuori questo film che è una meraviglia per gli occhi, una meraviglia per il cervello, è una meraviglia in tutti i sensi, proprio perché riesce a spaventare, a farci pensare e a portarci dentro un mondo completamente estraneo a quello che noi immaginiamo, con effetti speciali dell'epoca, tra l'altro fatti con due lire, ma ripeto veramente interessanti sia a livello prostatico che a livello diciamo così di puro effetto visivo. Link se c'è è qui sotto, acquisto obbligato per tutti quelli che amano l'horror e per me e per tutti quelli che amano il grandissimo cinema, specialmente indipendente. Quindi mettete mi piace, iscrivetevi al canale, donate su Patreon che è l'unico modo che ho per campare, pigiate sulla campanellina per avere subito la notifica, questo è quello che mi dicono di e soprattutto non vi fate mancare questo From Beyond, perché è uno di quei film che hanno segnato un'epoca, ma soprattutto hanno segnato un genere e continuano a segnarlo nonostante siano passati 35 anni dalla sua uscita. Gordon era un genio, ha fatto tutti i film bellissimi e questo è uno dei suoi migliori, un esempio incredibile di oro di serie B con più idee di tutti i film usciti quell'anno dell'horror di serie A. Grandissimo Gordon, inchino gigante a Yuzna per avergli prodotto questa perla.